Il 17 novembre scorso il Fatto Quotidiano annuncia l'arrivo in redazione di un nuovo corvo dopo quello del Viminale, ma questa volta riguarda il MIUR e un dossier nel quale sarebbe stata registrata la corruzione del sistema di gestione della Direzione Generale di Ricerca del Ministero, diretto da Francesco Profumo. Il MIUR sarebbe in subbuglio dopo l'arrivo di questi documenti, con ormai indagate decine di aziende ai vertici del Ministero a stretto contatto per parentela o professionalità con la Gelminio Profumo stesso. Si parla precisamente della mala gestione di 6,2 miliardi di contributi monetari a fondo perduto, 3 miliardi di budget statale e 1 miliardo l'anno di fondi ordinari per gli enti di ricerca. Oltre agli scandali dell'affare dell'IDI e dell'inchiesta del gruppo Silva, che dirottava i fondi destinati al sud per il nord Italia, sarebbero coinvolte molte altre società che, sempre secondo il Corvo, avrebbero beneficiato di finanziamenti a volte anche gonfiati senza averne i requisiti. Questo sarebbe stato possibile grazie a una sorta di nepotismo, a quei favoreggiamenti dovuti a conoscenze, spinte e aiuti tutti da verificare, venuti sempre dai piani alti e dalle dirigenze del Ministero. Le accuse di contrabbando e di finanziamenti a progetti per il MIUR risultano essere molto gravi e, sebbene infondate per il momento, non sono date da escludere completamente da parte di Emanuele Fidora, attuale direttore del Ministero, che, parlando del caso IDI, aggiunge però di non aver riscontrato al momento altre anomalie, ma di avere l'intenzione di controllare caso per caso, soprattutto in presenza di sospetto di finanziamenti in cambio di altre utilità. Secondo il direttore si tratterebbe per lo più di incomprensioni tra esperti del MIUR e le società in ambito di progetti e bilancio. I magistrati però non si lasciano convincere e indagano soprattutto su ipotetiche truffe con fondi europei in diverse regioni d'Italia. Se dalle indagini uscisse fuori qualcosa di concreto, la situazione del MIUR si aggraverebbe ulteriormente, specialmente nel caso in cui dall'inchiesta del gruppo Silva risultasse non solo parte lesa, ma anche soggetto attivo. In tale circostanza, alcuni indagati potrebbero essere accusati non solo di truffa aggravata, ma anche di reato associativo.